Good morning Genova, sono Cristina Castellari di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Non sapevo come meglio rappresentarlo, il basilico e la bicicletta della nostra terra. Siamo una federazione grande, FIAB, abbiamo sedi in tutta Italia. E in questo periodo ci stiamo interrogando su come dare il nostro contributo. Da tanti anni, lavoriamo per rendere più sostenibile lo spostamento nelle nostre città, il tempo libero e le vacanze. E pensiamo che la bicicletta sia una delle soluzioni a questo momento difficile. Abbiamo pensato come poter dare un contributo al dopo. E naturalmente siamo consapevoli che il turismo in questo momento è molto in crisi e noi che siamo abituati a viaggiare in bicicletta pensiamo che sia anche questa volta una soluzione per dare una mano. La bicicletta è un mezzo meraviglioso che consente di spostarci nel nostro paese, arrivare in paesini, percorrere strade poco conosciute, ciclabili che ci sono nel nostro paese e percorrerlo in tutta la sua lunghezza, sulle coste, nell'interno, sulle montagne. Oltretutto noi abbiamo un clima fantastico e come dicevo delle bellezze straordinarie. Allora, cosa possiamo fare noi per il dopo coronavirus? Cosa possiamo fare per dare una mano al paese? Noi come FIAB, ma tutti noi, tutte le persone che hanno a cuore la natura, hanno a cuore la bellezza e hanno a cuore anche l'economia del nostro paese. Beh, appena potremo, organizziamo una vacanza in bicicletta in Italia. Questo sarà il nostro contributo, questa sarà la possibilità di darà la possibilità a tanti albergatori, a tante piccole realtà, agriturismi o situazioni legate al turismo, in qualche modo darà la possibilità di rifiorire e noi potremo veramente godere delle bellezze di questo paese. Come possiamo farlo? Noi abbiamo creato come FIAB una pagina e un link al quale aderire. Nella pagina di FIAB cercate la home page e poi andate all'interno nella Pedali Uniti d'Italia. Abbiamo cercato anche questo nome, Pedali Uniti d'Italia, per dire che uniti si può veramente fare molto e la bicicletta è un oggetto. Un oggetto è un mezzo di trasporto, innanzitutto non è un giocattolo, questo è un giocattolino, ma la mia è un mezzo di trasporto, è quella che mi porta in giro per l'Europa, mi ha portato in giro per l'Europa e mi ci porterà sicuramente. Io credo che quest'anno avevo pensato di fare una vacanza in Normandia e in Bretagna. Beh, io ho dirottato la mia energia e la mia idea lungo la dorsale appenninica. Beh, appena potrò, io mi metterò in bicicletta e probabilmente farò quella che si chiama la Francigena italiana. È una via che parte da Londra, che attraversa l'Italia e attraversa l'Europa, scusate, e entrando in Italia percorre poi tutti gli Appennini e arriva fino a Bari, dove i nostri crociati in realtà si imbarcavano poi per la Terra Santa. Beh, questa è la mia proposta. Non so quando riuscirò, se agosto, se settembre o chi lo sa. Può darsi anche che non riusciremo a pedalare fino all'anno prossimo, ma sicuramente. Vi chiediamo di aderire a Pedali Uniti d'Italia sul sito di FIAB, c'è un link, ovviamente non è un'iniziativa a fini di lucro, è solo un'iniziativa di comunicazione per essere uniti e per fare in modo che il nostro paese si risollevi l'economia, si risollevi il turismo e grazie a questo mezzo straordinario che, lo ripeto, è la bicicletta, che ci rende uniti. Hanno aderito tante associazioni, hanno aderito tante realtà. Vi chiedo di aderire come liberi cittadini, come persone che vanno in bicicletta, ma se siete albergatori, se siete realtà in qualche modo legate al turismo, aderite per fare forza, per fare unione. Grazie a tutti e good morning Genova. Torneremo a pedalare anche nelle vie della nostra città. A pedali,
con la bici muscolare, come si dice, ma anche con la bici a pedalata assistita che ci aiuta nelle salite. Non ci sono salite, viste dall'altro punto di vista, sono discese. Good morning, Genova.